allora se sei così gentile 5 minuti prima di far così, partiamo così, ecco. Io vi dirò un sacco di cose e di altre cose rimanderemo ad altre occasioni. Vi dico che questo tema delle fotocopie l'ho vissuto in questo modo. Allora, io ero appena uscito dall'università come docente ed ero appena entrato in magistratura quando mi è venuta l'idea di fare un libro, Come diventare, con la CEDAM, un piccolo best seller, ha venduto un sacco, ho cominciato a fare i soldi. Per farla breve, presso il bidello dell'università di Bari hanno sequestrato 500 fotocopie di questo libretto. Dico libretto perché erano soltanto 200 pagine. La parte fotocopiata era la parte più sostanziosa, le prime 89, e questo maledetto bidello si ingrassava fregando me, l'editore, il libraio, il fisco, eccetera, eccetera. Io da allora ho capito una cosa: meglio abbandonare gli studenti che, essendo la parte povera, sono utenti, diciamo così. A parte però i soldi per lo spinello e lo spritz lo trovano, ma dopo ci torniamo. E da allora la mia fortunata serie di manuali, ne ho fatti 80, ha sempre avuto successo, anche perché non era mai sotto le 1000 pagine e quindi hai voglia a fotocopiare 1500 pagine. Quest'anno, fra l'anno scorso e quest'anno, esco con 4 titoli, sono uscito con dei titoli, minimo 1500 pagine, costo 100 euro. Il professionista si scarica ed è contento, l'editore vende ed è contento e tutto, diciamo, va abbastanza liscio. Anche lì però dovremmo fare un convegno sulla SIAE e sugli editori. Una settimana c'è bisogno. No, una settimana, una vita. Allora, io, come avete capito, vi parlerò della sentenza, ma poco, perché lasciamo il mestiere così pedestre a chi lo fa tutti i giorni. La sentenza 29 ottobre 2014, importante, ma che sostanzialmente, la Cassazione, che sostanzialmente ribadisce la giurisprudenza precedente. Però, signori miei, sappiamo che siamo in Italia, dove il diritto è una cosa, l'effettività è un'altra cosa, e vedi caso, io lo scrivo nelle mie relazioni al Parlamento, nei miei libri e così via, l'effettività determina la realtà. L'effettività determina la realtà. Ma qui usciremo in infiniti rivoli di considerazioni. Ma torniamo però al punto importante e vi dirò come l'effettività, a tutela del vostro lavoro di librai e di editori e di noi autori, è importantissima. Ma su questo tornerò fra un po'. Io, quando ne ho parlato con l'amico Leandro di questo convegno, avevo in mente uno schema leggermente diverso, ma velocemente ve lo dico. Oggi il libro cartaceo, come anche i giornali, subiscono la concorrenza feroce di internet. Allora c'è una sorta di lotta fra la carta e l'informatica e internet in generale. È una lotta che sembrerebbe già persa in partenza per il libro di carta, ma non è così. E parto da un dato molto semplice. Scusate se ogni tanto mi cito, ma io nei miei libri e nelle mie lezioni, perché insegno ancora sempre all'università, è una delle cose che mi diverte, dico che non si capisce il diritto senza l'economia, come non si capisce l'economia senza il diritto. Allora, io parto da un dato economico importante per noi, per voi, che è questo. Negli Stati Uniti quest'anno, a cavallo fra il 14 e il 15, ma comunque i dati sono del 2014,
è la prima volta che le librerie hanno avuto un incremento, cioè si è tornati a, diciamo così, alla forma tradizionale di vendita del libro attraverso le librerie, come si faceva una volta. Io ho pensato questo: la libreria dovrebbe essere come il biologico. Io sono un salutista, ci tengo alla mia salute in modo commovente. Allora, io mangio biologico e ci sono tante aziende italiane che fanno il successo del Made in Italy, che fanno dei prodotti meravigliosi. La stessa cosa sono le librerie. Voi sapete che, ad esempio, la catena Feltrinelli non sta andando benissimo, proprio perché c'è un limite oltre il quale il gigantismo diventa controproducente. È il motivo per cui i dinosauri si sono estinti e l'uomo, tutto sommato, è ancora qua, che se la cava bene o male. Allora, il libraio è una figura fondamentale. Scusate se faccio un po' il sentimentale, ma io mi ricordo che il primo libro sul libraio, il primo autore sul libraio è Sam Benelli, non so se ve lo ricordate, non si trova tanto nelle antologie perché è un autore secondario. Lui ha scritto la tignola sarebbe quell'insetto che si mangia la carta, su un libraio di nome Giuliano, che sostanzialmente ama il libro e vive del libro, e c'ha questo rapporto, come si può dire, con la carta quasi morboso. Sam Benelli, la tignola, guardate, è difficilissimo trovarlo. Allora, il libraio, a mio avviso, non è come il saloniere, è una persona di cultura. Io conosco a Padova alcuni laureati che si sono aperti in una libreria e vanno bene, perché sono lì da 5 anni e invece tanti negozi, come sapete, chiudono, perché sono riusciti a crearsi un circuito, un rapporto col, si dice, territorio, in modo tale che il libro e le persone che lo amano possano trovare un riferimento che, dicevo, nelle grandi catene a volte non si trova. Tant'è vero che le grandi catene, ho fatto il nome della Feltrinelli, era sul Sole 24 Ore, licenziano. Il nostro amico Leandro è quasi un monopolista, perché c'è una bellissima libreria al Po, e se volete trovare un libro giuridico o anche di tipo scientifico dovete andare da lui, perché anche se la Feltrinelli è grande 40 volte i suoi metri quadri, non è specializzata lì. Allora ecco un campo dove effettivamente la specializzazione. Primo punto, voi capite che questo potrei svilupparlo all'infinito, ma mi fermo qua. Primo punto. Secondo punto, la carta. La carta, guardate, che ha l'enorme vantaggio che dura, perché noi, se la biblioteca di Alessandria non fosse stata bruciata, avremo ancora i libri, come abbiamo l'incunaboli, abbiamo tutti i libri su pergamena e su carta da quando c'è, perché resistono alle guerre, agli incendi, ai terremoti. Invece, prendetevi la briga di leggere cosa c'è scritto sugli hard disk. Non si assumono nessuna garanzia che quello non si cancelli. Per cui questa cultura sul digitale è una cultura, come si può dire, fluida, ma anche instabile, proprio perché il supporto è instabile. La presente garanzia limitata non copre la perdita di dati. Si consiglia di eseguire regolarmente il backup dell'unità. Sarebbe come dire che io ho il libro e devo fotocopiarmelo ogni 5 anni. Ma scusate. Allora, io dico, uso questo esempio. In bagno non si va col motorino, ma neanche in centro, se uno abita in centro, ci va a piedi, giusto? Allora il motorino va bene, meglio se elettrico. Allora ci sono tutta una serie di attività e di cose per cui la carta è ineliminabile. Piccola parentesi, perché ormai mi dà quasi fastidio parlare di diritto, preferisco altre cose, preferisco parlare di donne, con la ti interessa la donna. No. Allora, la prova, la vera prova civile,
che è il vero processo, è solo su carta. Se voi comprate un immobile e fate il preliminare, non serve niente registrare, quello che conta è la carta, perché dopo quella costituisce prova. Quindi pensiamo che la carta, da un punto di vista del processo, ma non solo in Italia, dappertutto, è ancora la prova per eccellenza. E anche questo, come capite, si aprirebbe un capitolo incredibile, perché se io ho una prova forte, mi aiuta il processo, perché la controparte di fronte alla mia prova forte capisce se non è uno che ci specula sopra, che non conviene. È come se io ho un mitra e l'altro non può che alzare le mani, a meno che non sia un kamikaze, allora a quel punto è un altro discorso. E anche questo sarebbe un discorso da approfondire. Altro punto, i vantaggi della carta. Scusate, io non scrivo soltanto libri giuridici, economico-giuridici, perché da sempre ho scritto racconti con uno pseudonimo e da quest'anno sono uscito con un libretto, non dico niente perché sennò sembra che voglia farmi pubblicità, e adesso in questi giorni esce un mio romanzo bellissimo, mi piace, e quindi vediamo come va nelle librerie. Quando io scrivo di scienza o un romanzo io ho davanti 50 libri. C'ho davanti il vocabolario di greco, di latino, il dizionario etimologico, i libri di filosofia, e prendo appunti. Come potrei fare quelle operazioni con il computer? Io lo so usare abbastanza bene, ma non sono bravo come i figli, ma lo so usare. Ma ci sono operazioni che non si possono compiere se non attraverso. Veniamo anche a un altro punto, banalmente. Io da sempre ho sempre avuto questo mio metodo, per cui un libro, quando lo leggo, se merita, altrimenti lo abbandono, ne faccio un mio indice analitico. Cioè, alla fine, nelle pagine bianche che ci sono, io scrivo una parola, un concetto, che poi dopo ritrovo a distanza di anni. L'uomo di cultura lavora sulla carta. Lo uso moltissimo, guardate che io ho il canale, cioè, come si chiama, il sito, ho Facebook, ho YouTube, adesso apriremo un blog, ma me lo tengono tutte persone perché non mi diverte più di tanto starci dietro. Quindi non è che io rifiuto la tecnologia, però dico, è meglio avere i denti propri che una dentiera bellissima. Ciò che uno fa da sé, con la carta, la può fare in treno, anche quando manca la luce, in tutte le circostanze, senza dover fare sto lavoro che è da nevrosi, un lavoro così, no? È da nevrosi. Cioè io posso perdere ciò che ho, come si può dire, elaborato. Sì, vabbè, tu lo salvi da tre parti, ma... Quindi la carta è ineliminabile. In questo senso, voglio dire, io ho preso con grandissimo piacere, con infinito piacere, il fatto che negli Stati Uniti, poi prima o poi l'onda lunga torna, perché gli Stati Uniti sono un po' un laboratorio. Quindi voglio dire, il libraio, se riesce a specializzarsi e per certi versi a generalizzarsi, a creare un rapporto, a difendersi, e poi dopo, negli ultimi 5 minuti, parlerò proprio di questa sentenza e vi dirò, nella mia esperienza di giudice, di autore e di uomo che guarda la realtà, che ci sono tante altre cose che non risultano certo dalla sentenza e non risultano dai libri, che voi potete fare, che noi possiamo fare, che io non è che mi metto, la SIAE può fare, perché quando c'è la volontà si arriva dove si vuole arrivare, tranquillamente, pacificamente, ma ci si arriva. E poi vi dico, negli ultimi 5 minuti, come giuridicamente ci si può tutelare efficacemente, perché
lo dico subito, un conto sono le norme scritte che nessuno applica, e voi sapete quante norme ci sono, che nessuno sa quante norme ci sono. Per cui se addirittura non siamo in grado di individuare quanti articoli di legge, quante leggi sono effettivamente in vigore, hanno fatto delle leggi con cui hanno tentato di mettere un freno, ad esempio dicendo le leggi anteriori al 1980 non valgono più, è saltato perché è assurdo, perché queste leggi anche addirittura del 1800 vengono richiamate in leggi recenti, per cui tu hai complicato semplicemente, come sempre la semplificazione, anche questi ministri sempliciotti, incompetenti che abbiamo, veramente penoso, penoso. Ma guardate che io queste cose le scrivo nelle mie relazioni, perché il bello dell'uomo di scienza è quello che può dire tutto senza incorrere nella diffamazione e nell'ingiuria, no? O perlomeno se mi lascio andare potrebbe succedere, ma difficile, perché si può dire tutto, si può fare anche un discorso razzista perfino, basta saperlo dire, mi capite? Dopo sentiremo cosa dice lui. Ma il punto è che, diciamo, ciò che è scritto nella norma rimane un'astrazione, come i 10 comandamenti. Chi rispetta più certi comandamenti? Anche chi ci crede. Quindi ciò che conta è l'osservanza media che si riesce ad ottenere o a imporre. Perché si dice che in certe zone d'Italia non si scherza? Perché lì comanda la mafia di turno, e quelli non si sgarra. Con quelli non si sgarra, perché hanno le loro regole. Santi Romano, grande studioso, ha affermato come le regole sono intrinseche alla natura umana. Regola è anche quella per cui io decido di dimagrire e vado in palestra 3 volte alla settimana. Mi sono imposto questa regola ed è la stessa struttura della norma che noi ricaviamo dalle leggi. Allora, le regole della malavita, no, lì non si scherza, guardate che lì non c'è il debitore insolvente, perché quello li taglia la testa. Anche nel mondo delle prostitute ogni tanto le trovano morte, perché ha fatto uno sgarro, cioè qualcuno ha fatto uno sgarro, lì si paga con la vita. In uno stato serio si dovrebbe pagare con la prigione, ma l'Italia è tutto fuorché uno stato serio, ma veramente, ma non lo dico da uomo di strada, sì, lo dico anche da uomo di strada, ma io lo documento nelle mie relazioni. Se avete voglia, se avete un sito, almeno in parte sono riportate, ma scientificamente, in modo anche non troppo pesante, come cerco di fare quando mi rivolgo a un pubblico non specializzato. Allora, se così è, il libraio, tornando a noi, a mio avviso, come anche la SIAE, come l'editore, si tutela dandosi una strategia di effettività, cioè prendendo le norme che ci sono, e in questo caso la Cassazione, ecco, mi sta facendo segno che sono scaduti i 5 minuti, allora entriamo nel vivo. Qui la Cassazione sostanzialmente ha confermato quello che aveva detto la Corte d'Appello e il Tribunale, non è frequentissimo, ma ogni tanto capita, e ha condannato questa figlia di buona donna a 8 mesi di reclusione ed €2.000. Guardate cosa ha fatto sta buona donna. La Guardia di Finanza è andata e ha trovato che questa gestiva praticamente una sorta di editoria, libreria, abusiva, perché gli hanno trovato 29 testi di diversi autori universitari fotocopiati, nonché un hard disk contenente 1560 testi universitari e 113 dispense. E ditemi voi se una così in un paese serio si becca 8 mesi che non farà mai, eccetera. Beh, almeno però si becca il risarcimento, no?
Ma una così, in uno stato serio come potrebbe essere quello islamico, le si taglia le mani in modo tale che non lo fa più. Vabbè, questi sono i fatti. Sono troppo buono? No, guardate che se voi questo concetto l'ho sviluppato, io parlo in modo, come si può dire, per attirare la vostra attenzione, no? Perché sennò vi addormentate. Ma questo stesso concetto io l'ho sviluppato 10 giorni fa all'inaugurazione dell'anno tributario nella Corte d'Appello di Venezia. E se andate nel mio canale YouTube mi vedete un bello elegante con dietro i corazzini, e là spiego questo concetto in modo più con parole, diffondendomi con più parole in modo tale che sia meno brutale di come ho detto. Allora, la Guardia di Finanza non ci voleva neanche a motivare che chiaramente è violato il testo unico, notate, del 41, perché in quegli anni là le leggi le facevano bene. Guardate che se l'economia sta in piedi è perché c'è un codice civile del 1942, quando la gente aveva la capacità e la voglia di fare norme serie. Oggi si fanno serie norme tanto per fare, sapendo che sono incostituzionali, quindi tagliano. Oppure si fa il tagliando, questi cretini. Ma come si fa a fare una legge e poi fare il tagliando? Vuol dire che è una legge che uno applica e non applica. Vabbè. Allora, qui la Cassazione ha ribadito che si applicano i famosi articoli 68 della legge del 41, modificata nel 2000, eccetera, e quindi quel 15%... con corresponsione forfettario però, perché anche quello che uno si fa in casa, teoricamente, ci dovrebbe essere il compenso forfettario. Ma adesso arriviamo al punto interessante, c'ho ancora 3 minuti? Allora, la Cassazione ripete cose che sappiamo tutti benissimo, no? Che deve essere per uso personale, in quei limiti, eccetera, eccetera, la non occasionalità, eccetera. Ribadisce il concetto che il reato è configurabile laddove venga superato quella percentuale e bla bla. È importante però, perché se siamo arrivati in Cassazione vuol dire che c'è stato per fortuna un editore o qualcuno che ha stimolato la Guardia di Finanza e almeno quella lì per un po' di tempo, no, lo rifarà, sarà suo marito a fare il lavoro, perché succede così in Italia, no? La donna fallisce e il marito subentra, o viceversa. Ma questo fa parte del nostro modo di fare. Adesso vi dico una cosa importante, la dico proprio a un esperto, che il diritto è veramente come la nitroglicerina, che voi sapete che ti può esplodere in mano, no? Ma tutte le armi possono esploderti in mano, quindi tutte le armi vanno maneggiate con cura. Anche il diritto è un'arma terribile. Lo studente che compra le dispense fotocopiate, dal punto di vista del profilo psicologico, c'è tutto. Lui sa che non può dire, ma mi credevano. Dal punto di vista del reato, commette un reato più grave di quello di cui alla legge del 41. Commette il reato di ricettazione. La ricettazione è ancora uno di quei reati che fa paura, perché è punita da 2 a 8 anni. L'ipotesi lieve, come sarebbe il nostro caso, è con pena ridotta. Però intanto io posso anche intercettare. Da 2 a 8 anni per le recitazioni posso intercettare. Allora, diciamocelo fra di noi che subiamo, come si può dire, danni da questa attività illecita. Il libraio, l'editore sul territorio dovrebbe essere un po' come i leghisti sono nel loro quartiere, cioè sono un po' delle sentinelle, no? Perlomeno il leghista in senso
come, no, come, come doveva essere, ma poi non è stato, no? Infatti le onde sono sparite. Però teoricamente il concetto non era sbagliato. Il cittadino che si investe dell'ordine pubblico non è sbagliato il concetto. Dopo magari era esercitato in forme sbagliate. Lo traduco meglio perché sennò parlando velocemente sembra ma quello se è della Lega Nord. Cioè, io non so, a me non ho mai fatto politica anche se mi hanno offerto un seggio sicuro a suo tempo, proprio perché non mi interessa. Ma il concetto è questo, che la legalità fa capo a ciascuno di noi. E vi faccio un esempio concreto. Se ad esempio su ogni fotocopiatrice all'università ci fosse scritto che è reato, e se ci si aggiungesse che comprare le dispense fotocopiate costituisce ricettazione e che non è un reato da poco, non è un reato da poco, quindi con sequestro, con lo studente, guardate, è ancora uno che un po' di legalità ce l'ha, più che altro perché essendo un po' vergine non è ancora sgamato, come si dice. Ma lo studente va educato e la paura è la fonte della forza del diritto. Allora se lui sa che rischia comprando anche soltanto avendole, perché è una cosa, è come se io avessi qua un Rolex falso, un finanziere mi può bloccare, perché un Rolex falso è un reato, implica la ricettazione, implica che io l'ho comprato, mi seguite? Allora, se noi riusciamo, attraverso i lettori, i librai, a far arrivare il messaggio che non c'è soltanto la legge del 1941, che tutto sommato non fa tanta paura e lascia dei margini, ma il 648, la ricettazione non lascia margini, è tremenda, e se uno la usa è un mitra. Allora bisogna, a mio avviso in concreto, che il libraio del posto, quindi tu sei lì al bon, dovrebbero esserci sulle fotocopiatrici anzitutto dire guardate che se voi fate fotocopie comunque c'è previsto il compenso. Secondo, se voi comprate o commerciate, commettete ricettazione, no? Questo reato qui. Capito? E quindi, ancora un minuto o no? Un minuto per... No, beh, se tu tieni il tempo. Sì, sì, sì. Allora, se è così, voi capite che se io ho un figlio all'università che mi dice papà, guarda che lì si fotocopia alla grande, vabbè, io faccio una telefonata alla Guardia di Finanza e mando via la Guardia di Finanza. E dopo, una volta che lo studente si trova soltanto in un processo verbale, quello lì, come si dice, se la fa sotto e non lo fa più, perché la maggior parte delle persone già è difficile trovare lavoro non avendo, come si dice, la finina pulita. Se uno si trova un procedimento, quando poi chiede risulta che è sotto procedimento, non vale la pena. A quel punto si torna al vecchio sistema, compra il libro usato, fatelo prestare, registra le lezioni, capito? Cioè, compralo nuovo. No, ma volevo dire, io facevo il subordinato, sai come fa gli avvocati. Allora, se è così, ripeto, dobbiamo difenderci, dai, mi metto anch'io fra di voi. Ma dai, ma ci sono anche in certo senso. Io mi sono difeso come autore, sei fra di noi come autore. Certo, sì, però mi sono difeso facendo sì, le corazzate Potemkin, per cui. Quindi, in sostanza, e ho finito, e mi scuso se poi dovremmo scappare, ma tramite Eleni, ripeto, che ha il mio numero, anche poi io l'ho lasciato agli amici che sono qui al tavolo e anche col professore, se non si tira indietro, perché lui si è messo là di nascosto, è un boss dell'università, perché lui è il correttore. Non sono un boss.
sei prorettore, no? Sì, ma sono un boss. No, ma io guardi, uso la parola boss anche nel mio romanzo. Il rettore è il boss dell'università. Beh, attento, ma c'è il primo ministro e anche... E abbiamo visto che abbiamo visto che come si chiama la come si chiama questo delle infrastrutture come si chiama Lupi no ma è quello che stava quello che comandava veramente quello che è in galera è lui Lupi sì in calza la galera e sto scemo di Lupi e qui posso dirlo perché no forse non credo tanto non registri più no sto registrando ancora ah va bene. Beh, non ti direi come si fa. Perché? Perché coi soldi nostri ci hanno fregato miliardi perché comandava lui. Allora, in quel senso il boss, guarda che chi appare di solito non è mai quello che comanda. Per cui io non so fra tu e lui chi comanda. Io non so fra te le eminenze grigie. Guardate che gli uomini di potere non vanno in televisione. Uomini di potere non vanno in televisione, chi c'ha veramente soldi a parte certo caso. Ok, credo di aver finito. È triste finire, ma scusate, ultima cosa. Il mio romanzo si intitola La giovinezza senza esperienza e l'esperienza senza giovinezza. È bellissimo. Prego? Ecco, avevo pensato, infatti, ma questa è un'edizione provvisoria. Avevo pensato di scrivere o la giovinezza o l'esperienza. Tu sei una libraia? Sì. Allora, o la giovinezza o l'esperienza, è più bello? Sì, è vero che è quasi più bello. Però piace anche il primo. E sto finendo un secondo romanzo, meraviglioso, guarda, mi diverte tantissimo. Potrei guadagnare un sacco di soldi facendo altre cose, ma un no, paio di ore al giorno. Dorme anche per caso. Se dormi per caso. Dorme per caso. Poco, poco. Si vede dall'aspetto magro, supato. Allora, come si dice, il prossimo romanzo è L'ombra della donna perfetta. E dove un po' sviluppato. Vabbè. Guardatevelo anche, magari fotocopiatelo se non volete. E veramente grazie a amico Leandro e grazie a voi che mi avete ascoltato pazientemente. Ringraziamo dottor Maestro.